Bene, dobbiamo darci un S-E-S-S-O. Sì, sesso, se lo ricorda? Sesso? Ma chi diamine vuole fare sesso? Io non voglio fare sesso. Ma no, ma tu guarda questo vecchio! Io non fare la stupida, guarda. Guardami, mi stroncheresti subito nelle mie condizioni. Adesso siediti e stai zitto. Non abbiamo molto tempo. Siediti! Possiamo parlare, sono una... Cosa sei tu? Cosa sei? Una dominatrice! Una dominatrice! Ah! Benissimo! Dominatrice, eh? E lo sei adesso, dominatrice? È certo che mi stai facendo una paura del diavolo. Beh, a te questo... piace? Perché se a te questo piace, possiamo parlarne da soli in privato, io e te, magari gratis. Ma non ti toccherai neanche con lo scopino del cesso, figuriamoci. D'accordo. Ora, quello che ci vuole per te è questa. Oddio. Capo si chiama George. George? Ma in che secolo vivi? George è morto, sveglia. Sembra morto, ma non lo è. George è morto 7 anni fa, investito da un taxi, ma tu dov'eri, dormivi? Andiamo. Ma signora, grazie per tutto quello che ha fatto per me. Stia attenta, stia molto, molto attenta. E qualsiasi cosa accada, la prego, non apra quella porta, perché lui è là dietro, capisce? Ultima vertigo. Andiamo. Signora, sbagliata! Il bagno è dall'altra parte! Aspetta! Ma! Ah! Ma chi è? Cosa diavolo fa? Questa è una stanza privata! Questa è una stanza privata! Esca immediatamente! Esca! Scusatemi, io non volevo! Ma come ha usato? Come ha usato? Mi dispiace, non... Richard! Prego? E Jessica? Sì. Senta, oh mio Dio! Senta, non so chi sia, ma forse meglio che se ne vada. Mi dispiace, ho sbagliato stanza, non vi volevo disturbare, me ne vado subito, immediatamente! Scusatemi! Ma no, non da quella parte! Ma sì, è stato uno scandalo terribile, non te lo ricordi? Me lo ricordo persino io che ero piccola. Ma no, non lo ricordo. Non lo ricordo, Fede, capisci? Non lo posso ricordare. E questo è il punto. Questo è il giornale di oggi. Come? Il giornale di oggi! Ma non capisci, Cristo Santo, il giornale di oggi! Guarda qui, mercoledì 5 ottobre 2002, è quando sto vivendo io!
West. No, ma non capisci che c'è, come la chiamano, una deformazione temporale. Cosa? Sì, c'è una differenza di 20 anni, capisci? Per me è il 2002, per te il 2022 e per Jessica, non so, un altro momento, fammi pensare, erano in luna di miele, quindi il 1982 già, è così, c'è questa differenza di 20 anni, capisci? Sì, ma senti, io presa? Oh, ben fatto, ben fatto. Mi spiace averla disturbata, ora al porto di sotto. Shh, mio marito dorme. Harold, non sia ridicolo, io devo parlare a questa donna. Harold? La conosce? Mai vista prima in vita mia. Jessica. Jessica? Lei è la signora Wells e io per te sono il signor Palmer, d'accordo? Senta, io ho urgenza di parlare con questa donna, si tolga dai piedi! Benissimo, è l'ora del bagno, eh? Benissimo. Alle due. Sei liberata? È caduto per terra. Ma che cosa l'ha fatto cadere? Credo sia scivolato sulla saponetta. La saponetta? Ha sbattuto la testa sul water. È morto sul water? Non lo so. Ma adesso è ancora lì? No. E allora dov'è? È qui. Sì, beh, qui dove? Con un uomo. Ma su, Harold, avrà sicuramente sentito parlare di triangoli. Se ne devono fare molti in quest'albergo, no? Beh, sì, certo, ma non ho mai avuto un'esperienza diretta finora. E l'uomo? Dov'è? Di là. E che fa? Dorme? Non esattamente. È morto. Morto. Morto? Morto in quel letto? Oh, mio Dio. No, non voglio sentire risposte. Ma no, Harold, vede, il fatto è che lui, non lo so, inspiegabilmente si è accasciato così all'improvviso. Io credo che due per lui eravamo troppe. Già, troppo ingordo e ha fatto indigestione. Già. Forse so che sbaglio a dirlo, ma forse potrei fare in modo che ne valga la pena per lei. Io non potrei mai assolutamente accettare denaro. Oh, ma non si parlava infatti del vile denaro. Ah no? Io no. Harold, caro, che ne direbbe di una bella crociera ai Caraibi su una barca tutta sua con, vediamo, due eliche, ponte di manovra, 13 metri. 16. 14. 15. Affare fatto. C'è una suite vuota al terzo piano. Avete bisogno di una mano? No, ci siamo. Ma, mio Dio, ma cosa gli avete fatto? Sembra più vecchio di 20 anni. Le abbiamo dato una bella strapazzata. Ma sì, una strapazzatina. Ma gli avete distrutto tutto il metabolismo. Oh. Oh, non lo voglio proprio sapere. Tenetemi fuori. Accidenti, che volo! Bene! Oh, salve! Non penso che ci conosciamo, vero? Tutto bene? Sono Jessica Rizzini. Un tempo Jessica Wells. Jessica? Sì, prima moglie di Richard. Tu devi essere Febe, non è vero? Oh, stupendo! Aiuto! Oh, mio Dio! Audrey, sono io, sono Jessica! Ma perché non provi a fare qualcos'altro? E che cosa? È un mondo così competitivo. Nessuno ti regala niente se non hai una qualifica crepi. Senti, ho un'idea. Il 26 luglio del 2022, che è domani per me, vieni in questo albergo alle 9 e ci beviamo qualcosa qua sotto. C'è un bar carino, che ne dici? Ma per quell'epoca, Febe, io sarò vecchia. Ma su, ti prego. Ma ne avrò 60, 65. Allora?